Sta per andare in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Buonasera gentili radioascoltatori, in studio a Venezia, Pianeta Oggi TV, Massimo Bonella, in collegamento Skype con Radio Science TV di Treviso, in collegamento sempre via Skype da Pordenone abbiamo Alviano Appi dell'Associazione Culturale del Sicomoro. Dunque, prima di dare la linea ad Alviano, allora alcune notizie come sempre, ci scusiamo del forte ritardo dovuto a problemi anche di maltempo, qui infatti nel veneziano e trevigiano si sta battendo ci sono delle avverse condizioni meteorologiche, ci sta battendo infatti un temporale di forte intensità. Vediamo infatti a tale proposito di darvi alcune brevi notizie. Dunque, dalla fonte è il Trebi Meteo, che l'ho presa questa notizia a sua volta dall'ANSA.it, giusto per citarvi le fonti. Qui si parla di maltempo in Veneto, c'è un tornado nel veneziano, violenta grandinata a Vicenza, dunque forti temporali stanno interessando gran parte del Veneto, causati dall'arrivo di aria più fresca atlantica che si sta scontrando con l'aria molto calda e umida di origine nordafricana. Con un tornado è stato segnalato intorno alle 17 nei pressi di Mira, nell'entroterra veneziano, come ben visibili nelle foto. No, scusate, ma questa qui non è la notizia che cercavo. No, niente, allora ve la dico io perché sono appena rientrato dalla provincia di Treviso, c'è un forte maltempo, si registrano dunque forti precipitazioni a nord della provincia di Venezia e diciamo così a cavallo tra la provincia di Venezia e quella di Treviso, quindi le zone di Casale Susile, Mogliano e Basso Trevigiano. Anche si è visto un brutto fronte temporalesco dalla parte più diciamo occidentale della provincia di Venezia, quindi verso diciamo la zona di Mestre, Scorzè, ecco quella zona lì. Quindi c'è questo, come dire, arco, no, che va da Scorzè fino alla Marca Trevigiana, passando per Casale Susile e Mogliano Casale Susile, arrivando poi verso Oderzo, che appunto sta interessando questa zona con forti precipitazioni. Ecco, detto questo, potremmo dire che intanto nel Mestrino, nella zona di Mestre Venezia, la cosa è abbastanza attenuata, in certe zone non ha piovuto per niente, mi riferisco ad esempio alla zona dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, ecco, giusto per dare qualche indicazione così per sommi capi. Poi se ci saranno delle notizie di rilievo o eventuali danni o cosa, eventualmente vi aggiorniamo a fine trasmissione. Intanto la situazione è questa qui. Allora, andiamo con altre notizie importanti, dunque della nostra testata pianetaoggitv.net. Abbiamo a taglio primo lo speciale di Pianeta Oggi Report dedicato all'intervista esclusiva al PM di Palermo Antonino Di Matteo. A seguire Lunetta Savino, attrice, Saverio Lodato, giornalista, scrittore antimafia, Armando Carta della scorta civica e Adriana Gnani della scorta civica. Ecco, questo programma poi, come qualcuno già sa, va in onda in collaborazione innanzitutto con Radio Science TV, perché appunto siamo, come dire, in coproduzione, e da lì poi sbarca gratuitamente, è il caso di dire, quando noi siamo giornalisti che lavoriamo a gratis, a una serie di televisioni interregionali e radio in FM stereo. Parlo di televisioni, diciamo, del digitale terrestre. Poi a seguire ci sono anche degli articoli molto interessanti che parlano della giornata del 27 di maggio, che appunto si ricordava la ricorrenza delle stragi di mafia. Andiamo sulla testata che noi seguiamo molto da vicino, abbiamo anche una collaborazione con la testata antimafia2000.com di Palermo, dove ci sono alcuni articoli molto interessanti. Siccome per motivi di tempo siamo appunto con l'acqua alla gola, allora vi segnalo solamente quelli più importanti che meritano di essere approfonditi, scusate. Il primo è questo, dove c'è il processo 'Ndrangheta stragista. 'Ndrangheta stragista, Riina ci propose l'attacco allo Stato per farlo scendere a patti. Quindi
Questo è un articolo importantissimo scritto da Francesca Mondin. Il pentito Pino Francesco parla degli incontri con Matacena e Paolo Romero. Poi vediamo se possiamo segnalarvi qualche altro articolo interessante. Eccolo qua, infatti. Allora, si insedia il governo Conte, cosa ne sarà della lotta alla mafia? Di Giorgio Bongiovanni, che è il direttore della testata Antimafia 2000. Ecco, questo articolo a breve verrà pubblicato anche nella nostra testata. Tra le cose, oggi abbiamo sentito intorno all'una del pomeriggio, mezzogiorno e mezzo, l'una, proprio questo nuovo primo ministro che ha parlato, che ha detto delle cose anche interessanti, ha parlato anche di lotta contro tutte le mafie. Adesso dobbiamo vedere, ecco, se alle parole corrisponderanno i fatti, seri. 19:16, subito la linea Alviano Appi per un ospite interessante. A te, Alviano. Grazie Massimo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora Massimo, sì, questa sera diciamo che ai nostri approfondimenti soliti radiofonici, che finora, ecco, posso quasi quasi fare una rivisitazione, hanno toccato i temi dell'ambiente con Gian Pietro Mondin e la Paola Restigliani, poi i temi della società e della politica con Marco Grilli, della legalità, abbiamo avuto spesso come ospite Aaron Pettinari, ma anche Lorenzo Baldo, Giorgio Bongiovanni. Poi abbiamo toccato i temi della spiritualità, dei cerchi nel grano, la visita extraterrestre, e anche qui abbiamo avuto ospiti di rilievo come Flavio Ciucani, senz'altro lo stigmatizzato Giorgio Bongiovanni, già nominato prima, ma anche Antonio Urzi, lo storico Flavio Ciucani, ricercatore Pier Giorgio Caria. Questa sera aggiungiamo a questi temi il tema dell'uomo visto dal punto di vista della salute, del benessere, ma anche della, perché la salute e il benessere dell'uomo è legato un po' a come è fatto. Un computer, un pianoforte, un violino si possono tenere bene se si conosce profondamente la loro struttura. L'ospite di questa sera è Carlo Canistraro. Allora, già subito Carlo, ti ringrazio per aver dato la tua disponibilità. Grazie per essere con noi intanto. È solo un piacere, grazie a voi. Ecco, con Carlo cercheremo di approfondire il tema dell'uomo con l'angolazione rivolta alla salute e al benessere. Con approfondimenti, diciamo, sul corpo fisico, su cui spesso ci si sofferma quando si pensa alla salute e alla malattia, ma anche su altri aspetti, le emozioni, i pensieri, perché stiamo capendo che questi aspetti interagiscono molto con la parte fisica. E sono particolarmente contento della disponibilità di Carlo, perché dai corsi a cui ho avuto il piacere di partecipare, dalla lettura di quanto scrive, trovo che il suo approccio all'essere umano, la sua filosofia di vita, è particolarmente vicina, diciamo, ai concetti e alle idee che la nostra associazione, ricordo il Sicomoro, la nostra associazione desidera approfondire, desidera divulgare. Allora, Carlo Canistraro, per chi non lo conosce, è autore di seminari sulla compressione della malattia e sulle vie di guarigione. È osteopata, fisioterapista, ma ha studiato anche medicina vibrazionale, Reiki, altre cose che forse farebbe bene lui ad elencare. Io sono stato colpito e partirei da un libro che lui ha scritto insieme a Graziella Marchetti, Il cammino sottile verso la libertà. Da dove nasce questo titolo, Carlo? Sì, beh, il titolo è proprio parte dalla ricerca personale che ho avuto nella mia vita professionale e anche non professionale.
Io sono un papà di tre bambine e quindi quando vivo la salute la vivo per me, la vivo per la mia famiglia, per i miei figli e poi ovviamente per i miei pazienti che vengono. Quando ho finito gli studi accademici classici di fisioterapia mi sono reso conto nella realtà del quotidiano con i pazienti che quello che ho studiato mi era servito solo per incominciare, ma nella realtà l'approccio al singolo paziente era molto deficitario ed è lì che è cresciuta questa curiosità di andare oltre la conoscenza accademica e quindi quello che tu accennavi prima, ho fatto osteopatia, senne di osteopatia, ho fatto corsi che vanno a toccare vari aspetti della vita, vita con la V maiuscola e non quella vita di cui parla la medicina in maniera restrittiva legata al corpo fisico. Perché è molto importante comprendere la vita, che cosa si intende per vita. E io qui vorrei fare qualche riflessione insieme a voi per comprendere, perché la verità non esiste, una verità assoluta per tutti non esiste, anche se viene cercata e ricercata, viene detta e dichiarata in più ambiti. Io credo che ognuno di noi ha una sua verità ed è doveroso esprimerla, perché ogni verità non è migliore di un'altra, ma ognuno risponde a quello che percepisce. Quindi, entrare nel merito proprio di questa contattando questa verità, noi per esempio, quando ci guardiamo uno specchio, abbiamo l'idea che quello che vediamo siamo noi, ma se noi andiamo a guardare un po' più precisamente, nel dettaglio, i nostri occhi questo non ce lo permettono di fare, ma la conoscenza sì, noi in realtà siamo fatti da 50 trilioni di cellule, quindi quello che noi vediamo è apparente, in realtà noi siamo tutte queste cellule che collaborano insieme a rendere la nostra vita poi efficace, effettiva in tutti gli aspetti. Quindi basterebbe effettivamente conoscere la singola cellula per comprendere la meraviglia dell'uomo che siamo noi, dell'essere umano che siamo noi. Perché la cellula in sé ha tutte le funzioni digestive, escretorie, respiratorie, ha un sistema suo immunitario. Ecco, e noi siamo una rappresentazione di questi 50 trilioni di cellule. Una specie di microcosmo e macrocosmo insieme, che pulsano insieme con gli stessi principi. Assolutamente sì, questa è la dicitura credo più precisa che si possa dire, che poi oggi la scienza parla esattamente così, una scienza quotidiana dell'oggi che però fa riferimento a una scienza di 4.000 anni fa, quando Ermete Trismegisto diceva come in alto così in basso, come no? È molto importante questo aspetto, è come se noi ripercorriamo la storia attraverso conoscenze che sono lì da sempre e che ogni epoca storica poi le esprime a suo modo in merito alle quotidianità, alle cose alle consuetudini correnti del momento. E proprio in questi termini qua io vorrei fare un piccolo escursus storico per capire da dove veniamo, perché oggi ci troviamo qui, qual è nella storia dove l'uomo si è portato per comprendere oggi, per dire che la scienza oggi ha un valore più importante, per esempio, dell'aspetto spirituale, perché oggi è un po' questo che io percepisco, no? Questa verità scientifica che non può essere toccata se non attraverso una dimostrazione. E io mi chiedo, o chiedo spesso anche ai miei pazienti, chiedo, ma lei ha un orologio? Per esempio, tu, Alviano, hai un orologio? Sì, ce l'ho. Perfetto. Quindi, tu sai come funziona l'orologio? Se si rompe, tu sapresti metterlo a posto e aggiustarlo? No, veramente quindi, no. Esatto. Allora, l'idea qual è? Che anche se io non conosco quel tutto, non conosco il meccanismo, come funziona, ma tu cosa te ne fai dell'orologio? Tu sai che ti dà l'ora che ti serve per un appuntamento, per esempio. Quindi tu utilizzi l'aspetto funzionale non necessariamente avendo tutta la conoscenza dell'orologio. E molto oggi ci fa giusto, molto e giusto. E quello che è importante è questo: alle volte nel nostro quotidiano viviamo l'effetto, comprendiamo che una cosa funziona così, ma anche se non sappiamo il perché funziona così, ma perché dovremmo dire, siccome non conosco come funziona, non posso prendere per buono l'effetto che mi offre? Comprendi? Tutti, certo.
per il cellulare è la stessa cosa, si potrebbe fare infiniti esempi. Quindi io parto dal principio che quello che io percepisco nella mia vita diventa la mia verità. Alle volte questa verità ha un senso, posso riconoscerla, quindi riconosco che c'è un meccanismo dietro che mi ha portato lì, in quell'istante lì, ma è vero anche che ci sono delle volte che io non ho capito il perché, ma se mi lascio alla mia percezione e sento che questo funziona per me ed è espressione della mia verità, anche non conoscendo il meccanismo, mi abbandono a questa verità. Perché il meccanismo alle volte arriva successivamente, ma alle volte non arriva proprio, ma non mi interessa se non arriva, perché quello che è importante è quello che io percepisco. Non so se tu sei d'accordo. Perfettamente, sono perfettamente d'accordo, perfettamente d'accordo. Ecco, quindi prenderei questi 5 minuti per fare questo excursus veloce, no? Volentieri, fa bene a tutti un po' di visione d'insieme. Esatto, io proprio questo è il mio intento. Allora, se noi guardiamo, prendiamo un'epoca storica, non so, 450 anni avanti Cristo, c'era un signor Democrito che parlava già di atomo, però lui guardava l'atomo sempre con un senso di materialismo. Cioè, quello che si vede è questo, l'atomo è quello che vedi, d'accordo? Tutto quello che è fisico esiste, tutto quello che non è fisico, che non è visibile, non esiste. Per cui lui, per lui il vuoto era il nulla. Questo è il concetto. Contemporaneo a lui, tra l'altro il Democrito diceva che l'atomo, tra l'altro, significa per lui... Indivisibile, atomo. Esatto, indivisibile. Quindi era la particella più piccola dell'universo. Diceva che quindi... cioè esiste l'atomo, poi esiste il vuoto, cioè il vuoto è quel nulla, e diceva che la vita era quando gli atomi, quindi l'aspetto materiale, si scontrava, la vita era questo continuo scontrarsi di atomi che creava poi una certa dinamica. Contemporaneo a lui c'è il signor, il buon Socrate, lui già parla invece di una certa dualità, mette insieme quello che lui parla di vitalismo e lo divide dal materialismo, dove per vitalismo intendeva l'energia che ha una forma e quindi è vita, e questa energia è immobile ed è perfetta così, alla quale dovremmo immedesimarsi, dovremmo confrontarci con, mentre l'aspetto materialista lui diceva che è la realtà fisica, e lui parlava di questa realtà fisica come qualcosa di imperfetto. E questo materialismo doveva invece avvicinarsi all'aspetto del vitalismo e all'aspetto di questa energia. Guardando queste due affermazioni, così prendendoci, potremmo ampliare, ma senza disperdere la nostra attenzione. Quindi si affermava che nelle due teorie di Socrate e Democrito c'era che il controllo poteva venire o dall'esterno, cioè la vita è rappresentata dal fatto che dall'esterno c'è qualcuno che controlla la nostra vita, e questo potrebbe essere lo spirito, l'anima, poi ognuno metta quello che vuole là come parole, d'accordo? Quindi certo. C'è l'anima che penetra la vita, e anima, come si suol dire, la vita stessa, e questi sono diventati quelli che nella storia sono diventati gli spiritualisti, d'accordo? Che poi, se noi guardiamo, lo spiritualismo ha a che fare con la religione in generale, tutte le religioni dicono che la vita viene dall'esterno, l'ha creata un Dio piuttosto che una realtà al di sopra della parte fisica, no? Mentre l'altra teoria è che la vita viene dal di dentro, il Democrito, no? Ci sono gli atomi che creano la vita, e quindi c'è questo aspetto che non è più spiritualista, ma è un aspetto, si dice, meccanicista. Cioè, ci sono questi atomi che lavorano delle funzioni e questo crea la vita. E qui, ovviamente, non c'è più la religione qua, e c'è la scienza qui. Ecco, fino al 1800 c'era questo andamento tra spiritualisti e meccanicisti, o tra la vita spirituale e la vita meccanicista, si compenetravano in qualche modo. Ma diciamo che negli ultimi due secoli l'ha un po' più vinta l'aspetto meccanicistico della scienza. E da lì possiamo fare riferimenti anche storici, noi guardiamo Newton, Darwin, ce ne sono cose da dire, d'accordo? Ecco, su questo aspetto qua sarebbe da fare una riflessione, perché la scienza, se
quello che si definisce scientifico, per scienza si dice una cosa è definita scientifica se può essere verificata, quindi dimostrabile e soprattutto ripetibile. Ripetuta, esatto. È ripetibile, esatto. Ok, questo è un modo di guardare la vita. Io credo che se questo modo di vedere le cose ha una funzione in base all'epoca storica, io credo che uno di noi dovrebbe mettersi la mano sulla coscienza e chiedersi ma quanto per ognuno di noi ha un valore la scienza, ma quanto ha un valore anche l'aspetto non scientifico, non dimostrabile, non ripetibile, ma che però è parte integrante della nostra vita, che non possiamo dismettere e non dargli un senso e una verità. E qui si apre un'altra parentesi, perché in questo mondo scientifico ci viene detto, soprattutto dagli ultimi 50-60 anni, da quando è stato scoperto il DNA, d'accordo, Watson e Crick nel 1950 hanno scoperto il DNA, e quindi da lì la scienza ha incominciato a dire che noi siamo determinati da un punto di vista genetico. Cosa vuol dire? Che tutto quello che noi siamo, espressione di quello che noi siamo della vita, ha a che fare con la genetica. Quindi se abbiamo gli occhi azzurri è perché la genetica in qualche modo ci procura questa condizione. Una genetica che ovviamente ha a che fare con i nostri genitori, perché prima di arrivare qui al sistema del DNA con Watson e Crick possiamo fare un piccolo accenno alla teoria evoluzionistica di Darwin, dove le nostre caratteristiche hanno a che fare comunque con i nostri genitori. E quindi negli anni 50, quando è stato scoperto il DNA, è stato perfetto l'idea che quindi Darwin aveva perfettamente ragione, abbiamo anche scoperto qual è e dov'è il messaggio che garantisce questa continuità tra le specie. Sì, anche se a Darwin c'era Lamarck, se mi ricordo un poco, che anche lì c'era l'idea invece che fosse l'ambiente un poco in qualche modo a stimolare e a produrre determinate. C'è stato un poco questo dualismo tra i due. Alla fine Darwin ha prevalso, diciamo che ancora stiamo seguendo, sebbene stia scricchiolando un pochino la luce della scienza di oggi, quanto Darwin stava dicendo. Ma comunque continua, sì. Sì, ma già a quel tempo scricchiolava, perché già Darwin alla fine della sua vita, di solito alla fine della vita ognuno tira delle somme, fa una rivisitazione, e Darwin l'ha fatta questa rivisitazione, e anche lui ha messo qualche punto di domanda in funzione del fatto che aveva parlato sempre in certi termini, detto, però c'è anche questa cosa da guardare, ma è come se alla fine vita uno rimette in gioco la sua storia e lascia ai posteri il verificare delle cose. Ecco, solo che poi quando Watson e Crick parlano così, si è imposto questa idea di questo determinismo della genetica. E per questo nel 1990, sono stati proprio messi a disposizione un sacco di soldi e un sacco di un studio specifico per andare a verificare se effettivamente questo DNA dava tutta quell'idea di specificità nella nostra vita, se questo determinismo aveva un senso. A quel tempo si sapeva che un gene corrispondeva a una proteina, cioè per ogni gene c'era la possibilità di costruire una proteina. A quel tempo si sapeva che c'erano 100.000, 150.000 proteine, quindi si aspettavano, dopo 11 anni di ricerca con i migliori ricercatori professionisti a livello mondiale, si aspettava ovviamente di trovare 150.000 geni. In realtà, dopo 11 anni di studio, quello che è stato evidenziato è che se ne sono trovati solo 23.000. Il che vuol dire che la teoria un gene corrisponde a una proteina non era congrua. E lì, ovviamente, giornali, quant'altro, se io ho studiato medicina 3 anni, e nei libri si continua a parlare comunque di DNA, di determinismo, mentre oggi c'è già una branca della biologia che si chiama epigenetica, cioè che va al di là della genetica, che è espressione di queste nuove conoscenze, e dove, come dicevi tu prima, è forse, senza il forse ormai,
l'ambiente diventa un patrimonio fondamentale per il cambiamento di quelle che possono essere le nostre caratteristiche, il nostro poi anche comportamento, quindi non solo caratteristiche fisiche, perché questo ha bisogno di tempo per l'evoluzione, per cambiare, ma per quello che diventa invece il nostro modo di interpretare la vita e di comprenderla, quindi parliamo già di comportamento. Mi hai fatto venire in mente giusto due cose che voglio ricordare a chi ci ascolta. Quando hai detto che già Darwin verso la fine stava rivedendo un po' con la sua teoria, mi hai fatto venire in mente che Pasteur aveva fatto un po' marcia indietro sulle teorie della vaccinazione, dando importanza al terreno. Diceva che è il terreno alla fine che è importante tenere sotto controllo per non avere un'ingerenza esterna di germi, di batteri, di virus, eccetera. E dopo l'altro pensiero che mi stai facendo venire, mi è rimasto impresso un pensiero di Bruce Lipton che diceva: la mente è più forte dei geni, cioè ci sono degli interventi esterni molto importanti con i quali l'uomo in qualche modo esterni dal punto di vista materialista, ecco, intendo, ecco. Assolutamente sì. Sì, Pasteur, tra l'altro, avevano fatto anche delle esperienze davanti proprio a una commissione, cioè c'era una seduta plenaria, e un suo allievo ha preso questi biberoni che lui preparava pieno di germi e l'ha bevuto in diretta davanti a tutti. E questo la dimostrazione era che questo suo allievo non condivideva completamente l'idea di Pasteur, quindi l'idea di Pasteur è la causa delle malattie hanno a che fare con virus e batteri o quant'altro all'epoca. E quindi più c'era un carico batterico presente nel corpo e più la malattia sarebbe stata importante. E beh, questo allievo bevendo questo biberone avrebbe dovuto, se non schiattare, quantomeno ammalarsi. Quello che è successo è il nulla. Quindi ci sono state le dimostrazioni, e lui alla fine parla così, ma se noi prendiamo anche Sabin stesso, per esempio, Sabin che è stato insomma un paladino della vaccinazione, soprattutto per quanto riguarda la polio, no? Beh, sì. Lui nell'82, quindi stiamo parlando di più di 30 anni fa, lui faceva delle dichiarazioni importanti, lui diceva nell'82 che i vaccini anti-influenzale non servivano a niente, ma lo diceva nell'82, facendo riferimento esattamente a quello che dicevi tu. Diceva: quello che ci siamo accorti è che l'ambiente è determinante. Cosa vuol dire l'ambiente? Dopo gli anni 60, nell'economia europea, diciamo, dei paesi più sviluppati, che anche sviluppati li metto io tra virgolette, come ben tu sai, bravo, si è visto che effettivamente i bagni incominciavano a essere portati all'interno della casa, incominciava qualcuno ad avere l'acqua calda, cioè la condizione igienica è cambiata, e lui se n'è accorto di questo e ha fatto proprio delle dichiarazioni importanti, non su tutte le vaccinazioni. Io proprio ho un riferimento proprio preciso, se vuoi te lo do, adesso non l'ho sotto mano, ma te lo posso dare magari la prossima volta, dove lui dichiarava esattamente questo: abbiamo sbagliato tutto, facendo riferimento ai vaccini anti-influenzali dell'epoca, dicendo proprio che dovevamo stare molto accorti all'ambiente e quanto l'ambiente aveva condizionato il cambiamento rispetto alla salute di tutti quanti. Quindi lo metteva già in evidenza nell'82 lui. E quindi c'è questa conoscenza, voglio dire, che poi viene sempre esautorata, viene sempre messa in quinta pagina o dietro i banchi in fondo. Beh, questo sappiamo anche perché c'è qualche problematica nella comunicazione. Ma diciamo che uno, se vuole, le informazioni, se le va a cercare, ci sono. E io credo che il vostro servizio, il tuo e Massimo e tutti quelli che fanno questi servizi, sono di strategia, di una strategica importanza, sempre che uno abbia la voglia di aprire quella radio, aprire quel computer e mettersi in gioco nella relazione con le informazioni. Cosa pensi? Sì, certamente così. Guarda, questo anche che adesso abbiamo involontariamente aperto è un tema
molto vasto questo delle vaccinazioni, delle cause, dei perché, delle cose buone, delle cose che invece non sono buone e che magari dedicheremo proprio un'intera puntata ad approfondire nei modi e nei termini che ci sono con i fatti, riportando dati e conoscenze che dopo ciascuno può andare a verificare, a vedere, a controllare, a dire ah sì, però interessante, ah no, però io rimango della mia idea, eccetera. E quindi va bene, noi abbiamo ancora un 5-6 minuti per cercare di terminare, ecco, il tema col quale sei partito, dal quale dopo io un poco ti ho distratto. No, è perfetto così, no, non c'è mai distrazione, le cose sono interconnesse sempre e guai a togliere queste interconnessioni, perché quando si rimane dentro questa conoscenza dove tutto è uno e non c'è separazione, tutto diventa più fluido e tutto viene più chiaro alla mente, perché in effetti, come diceva qualcuno, separa e impera, questo modello di funzionamento mi sembra che funzioni benissimo oggi, o quantomeno cercano di applicarlo. Dicevo proprio oggi, parlavo con un mio paziente, che un tempo, quando ero più giovane e vivevo con mia nonna, quando mancava in casa, per esempio, il burro, mia nonna non mi avrebbe mai detto «Carlo, vai a comprare il burro», mi diceva «Vai dalla signora del piano di sopra e chiedi il burro», no? Cioè, quando mancava qualcosa, tu entravi nella casa del dirimpettaio, che non era chiusa a chiave a quel tempo, entravi, chiedevi permesso, ti facevi dare il burro, la nonna me lo darà, lo porterà domani. Era un'ovvietà questa. E riflettendo oggi dicevo, io oggi stesso io non andrei dal mio dirimpettaio a chiedere il burro, perché non c'ho più neanche io questa mentalità. Voglio dire, questo proprio è un senso di chiusura che ci è stato indotto, perché più noi stiamo uniti, più noi stiamo sincroni tra di noi, più entriamo in una relazione che manteniamo rispettosa, e più questo dà energia a un sistema di cambiamento. Mentre se tu vuoi che le cose non cambino e che rimangano esattamente così come sono, perché è così comoda a qualcuno, la divisione diventa importante. Io guardo anche a livello proprio urbanistico, oggi valgono molto di più gli appartamentini piccoli, perché la gente ormai vive da sola o vive in coppia, figli pochi, no? Le grandi case adesso fai fatica a vendere, perché il principio è proprio questo. Una volta la grande famiglia permetteva grandi opportunità. Quando tu ti ammalavi c'era sempre qualcuno che pensava a te. Oggi tu ti ammali e chi porta i figli a scuola? I nonni sono lontani, non ci sono più, e diventa un grosso problema sociale, no? E tutto questo io lo vedo sempre come un po' di manipolazione. È quello che io sto facendo da un po' di anni, è passare delle informazioni che non sono necessariamente una verità, ma sono la mia verità, che metto a disposizione perché ognuna poi possa all'interno di sé sentire se quello che gli viene detto ha un senso per lui, farne proprio, non appropriarsene, perché io credo che la verità, ognuno ha la sua, ma che ci siano delle verità che ci accomunano, dei principi più che verità, ci sono dei principi che si accomunano, e l'incontro con l'altro ci aiuta unicamente a risuonare con queste principi che abbiamo dentro, che non abbiamo ancora magari portato completamente in coscienza. E in fondo potremmo anche, e chiudo qui, guardare la malattia esattamente allo stesso modo. La malattia potremmo guardarla come un'opportunità che la vita ci dà per portare in coscienza qualcosa che è annidato nel buio di questa coscienza e che però finché non la portiamo fuori non possiamo elaborarla per evolvere. Guarda, intanto io spero che chi ci ascolta abbia apprezzato come siamo riusciti a parlare di una cosa come il semplice rapportarsi tra persone, tra cittadini che vivono in uno stesso ambiente, in uno stesso mondo, e come questo faccia parte della salute. Se questa cosa è possibile e facile, e come anche gli ambienti, se sono sufficientemente accoglienti, perché
sì, possiamo stare dentro io e magari mia moglie e un figlio, ma possiamo anche invitare qualche volta una decina di amici e stare tutti insieme e scambiarci le cose. Anche questo fa parte della salute, dello stare bene. Quando tu hai iniziato dicendo che io con i miei pazienti, sì, ho studiato medicina, ho studiato delle cose, ma dopo vedevo che non mi bastavano. Perché? Perché volevo offrire, non soltanto dare una ricetta, prendere dei soldi e dopo è chiusa lì, ma veramente creo un'empatia con la persona che viene da me e mi dico, ma gli ho offerto sta cosa, però non sono andato tanto lontano. Mi hai fatto venire in mente, una volta con un'amica, l'ho accompagnata a Padova da un luminare, lei soffriva un po' di depressione, anzi era una situazione un po' difficile, questo luminare la curava con delle pastiglie, ma un luminare che costava moltissimo, moltissimo, e io sono rimasto in macchina, lei è stata via una ventina di minuti neanche, e quindi mi immagino il tempo, prendere l'ascensore, andare su, fare un po' di sala d'attesa, eccetera, lei esce, monta in macchina, si siede e si mette a piangere. E io gli dico, ma che cosa ti è successo? E lei mi risponde, mi ha cambiato le medicine, ma io avevo bisogno di parlare un po'. Ecco, certo. Capisci? Scusa, abbiamo ancora 2-3 minuti sui quali ti chiedo di fare una... Hai capito com'era? Io avevo paziente, io avevo bisogno di parlare un poco con il mio medico. Certo, certo, certo. Questo è il limite in generale oggi della medicina, nel senso che c'è questa iperspecializzazione e l'iperspecializzazione tende a perdere di vista l'unità. Einstein, per esempio, ricordo una frase di Einstein che diceva qualcosa del genere, se non me la ricordo precisamente, ma il contenuto è esattamente questo, che i rischi della superspecializzazione sono quelli di arrivare a sapere sempre più di tutto e sempre di meno del niente. Come dire, sai di tutto ma di niente, perché sai così tante cose sullo specifico che non sai più niente dell'unità. Quindi lo diceva Einstein un po' di tempo fa e ci siamo arrivati, se non completamente, la medicina è così, questo non deve essere un monito alla medicina, guai se non ci fa, e guai se la tecnologia no, perché la tecnologia nella specificità salva un sacco di vite, ma il problema qual è? Che se tu continui ad andare in questo iperspecifico, il rischio qual è? Che perdi di vista. Potrebbe essere quello che è accaduto in quella seduta con la paziente, dove il medico si è fermato alla parte fisica. Quindi il medico cosa può fare per la parte fisica? Lui o fa una chirurgia, o se lui non è un chirurgo, quello che darà è un farmaco per a fare un'azione diretta sulla parte fisica, però dimenticando che lì c'è un'unità. E l'unità, riprendiamo il discorso che abbiamo fatto prima, se noi separiamo la parte spirituale da quella meccanicistica, non ne verremo mai più fuori, perché saremo precisi e perfetti in un ambito, ma perdendo di vista l'altro. L'integrazione di queste due realtà, noi in fondo siamo la vita, se noi guardiamo la vita, è duale sempre, quindi noi guardiamo, c'è il giorno, c'è la notte, guardiamo anche la conoscenza antica, per esempio, della medicina cinese, c'è cioè lo yin e lo yang, c'è costantemente questo andare tra una realtà e un'altra, però quello che dovremmo fare noi è andare a fare un salto al di là di questa dualità e incontrare l'uomo, l'unico che siamo, quell'uno che poi qualcuno lo vede in Dio, qualcuno lo vede dove vuole, è lì probabilmente che dobbiamo arrivare, ma per arrivare lì non basta la scienza, perché la scienza vuole una dimostrazione, e come fai a dimostrare l'esistenza di Dio se non attraverso un atto di fede? Punto di domanda. Esatto. E lì c'è un problema, perché la fede non può essere dimostrabile, e quindi per la scienza tutto quello che è dimostrabile non esiste. Io avrei qualche dubbio nel merito, perché come dicevo prima, io non conosco come funziona l'orologio all'interno, ma so l'effetto che lui ha, e a me serve questo, anche se non ho capito qual è il meccanismo che mi permette di avere l'ora esatta ogni istante della mia vita.
Ecco Carlo, allora guarda, ecco, io ti ringrazio, penso che possiamo concludere qua con questo input, con questo pensiero che benissimo, andiamo pure avanti, ciascuno nel proprio campo di indagine, ma mantenendo mente e cuore aperto all'altro campo che non è di nostro specifico studio e di interesse. E così, in uno spirito di collaborazione, possiamo veramente andare lontano e capire molto di più. Concordo al 100%. Allora, io ti ringrazio di questa prima partecipazione, è un discorso molto vasto che avrà molti approfondimenti, e ti ringrazio ancora e passo la linea a Massimo Bonella. Grazie Carlo. Grazie a tutti, grazie Massimo, buona serata. Grazie, riprendo qui da Pineta Oggi TV, dalla redazione di Pineta Oggi TV. Dunque ringrazio naturalmente Adriano Appi per la linea e altresì l'ospite che abbiamo ascoltato fino a pochi secondi fa. Allora concludiamo con qualche aggiornamento delle notizie. Vi parlo prima di questa ondata di maltempo che ha interessato la parte diciamo nord della provincia di Venezia, praticamente con temporali fino anche diciamo sono registrati anche a Trieste. Vedevo prima che abbiamo un attimo verificato qua dalle notizie che ci arrivano in studio. Non ci risultano al momento gravi diciamo danni, ecco. Mentre danni ci sono in A4, l'autostrada della morte, ormai è il caso di dire, sembra che sia fatta solo per farci transitare i tir. I tir non solo italiani ma anche provenienti dall'est europeo, di fatto molto pericolosa, accadono quasi tutti i giorni incidenti e dal quotidiano Il Piccolo di Trieste vedo qui una fotografia, addirittura una cisterna ribaltata, un altro camion che la precedeva squartato a metà con tutto il carico, gran parte di esso in mezzo alla strada. Ora mi domando se in quel momento lì ci fosse stata una autovettura con una famiglia a bordo, cosa sarebbe successo. Insomma, se in questo paese non si vogliono portare avanti le politiche con la P maiuscola, cioè le politiche quelle vere e proprie, di cominciare a utilizzare le reti ferroviarie per il trasporto pesante e liberare queste autostrade per mettere in sicurezza i viaggi, per anche ripulire l'atmosfera da un inquinamento pazzesco, basti pensare giù nella Valpadana, quindi tra 4 a 13 non so quanti milioni, per non parlare poi la 1 che troviamo a Bologna, non so quanti milioni di autotreni che viaggiano, in modo particolare faccio riferimento a quelli dell'est europeo, che non so lì i gas di scarico quanto siano controllati, e nessuno dice niente, però noi dobbiamo cioè tra poco andremo ogni mese a portare la nostra autovettura al collaudo e giù a spendere soldi. Queste sono situazioni che veramente hanno stancato, devono finire. Ora speriamo che con questo nuovo governo qualcosa possa andare per il meglio, ecco, quindi insomma possa migliorare un po' questa situazione insostenibile. La gente è stanca, non ne può più, è stufa e si trova sempre con meno soldi in tasca, e questo non è poi secondo me a caso, ripeto, vediamo adesso con questo nuovo governo. Allora io ho fatto anche un minimo di editoriali, ecco, potrebbe essere l'editoriale che andrà magari sulla prossima edizione del nostro giornalino sciencenews.it. a proposito, allora rapidamente vi dico subito questa notizia qui tratta dal Piccolo: tir contro cisterna, riaperto dopo 6 ore la A4 tra Villesse e Palmanova, operazione di bonifica dopo l'incidente che ha coinvolto 3 veicoli, un autotreno, una vettura e una cisterna che trasportava gasolio. Quest'ultima si è rovesciata, ha perso gasolio, vedo che c'è scritto che sta prendendo gasolio, quindi ha perso gasolio da uno squarcio laterale. In mattinata camion fuori strada anche a Sistiana, ma è stato proprio... dunque, vediamo se ci sono qualche altra notizia. Qua non parlo di feriti,
Vediamo un po', no, niente, poi naturalmente hanno dovuto poi ripulire tutto il manto stradale, quindi lavori di manutenzione eccetera, e non è finita perché poi abbiamo un'altra notizia sempre che ci proviene da Il Piccolo di Trieste. Dunque, furgone tampone un tir, autostrada di nuovo chiusa. Qui potete vedere anche il video se entrate sul sito del Piccolo. Dunque, vediamo di dare un'occhiata brevemente, anche perché siamo fuori tempo massimo. Era stata appena riaperta dopo lo schianto tra una cisterna e un camion avvenuto tra Villesse e Palmanova, appunto la notizia che vi ho dato prima. Il secondo incidente nello stesso tratto, una persona ancora incastrata tra le lamiere. Quindi si registra anche un ferito. Vediamo di capire un po' meglio la giornata di passione sulla Trieste-Venezia, ultima di una interminabile sequenza, non è finita, riaperta dopo 6 ore di stop a seguito di un incidente tra una cisterna e un tir avvenuto la mattina di martedì 5 giugno tra Villesse e Palmanova. Ecco che l'autostrada 4 di nuovo chiusa, sempre nello stesso tratto fra i caselli di Villesse e Palmanova, direzione Venezia, per un altro tamponamento fra un furgone e un mezzo pesante accaduto poco dopo le ore 17. L'autista del furgone è ancora incastrato tra le lamiere, i vigili del fuoco sono al lavoro per liberarlo. Sul posto è atterrato il velivolo dell'elisoccorso. Non è chiaro quanto gravi siano le condizioni del ferito. Poi c'è un altro particolare, il sinistro è avvenuto fra lo svincolo di entrata e quello di uscita, quindi i veicoli che vengono fatti obbligatoriamente uscire a Villesse possono rientrare sull'arteria principale percorrendo la rotatoria. In ogni caso sono già iniziate le code e rallentamenti, quindi vi lascio immaginare code chilometriche, ritardi, gente che paga parecchio, perché poi queste autostrade si fanno anche pagare in maniera esagerata a dir poco. Insomma, se noi facciamo un quadro, allora in autostrada si paga tantissimo. Vai ad esempio all'aeroporto qui a Venezia, devi pagare tantissimo il parcheggio della macchina, che a momenti costa più che del biglietto dell'aereo. Se vai con l'autobus per fare da tessera qualche centinaio di metri, viene maggiorato il biglietto e sono quindi da classico €1,50 del biglietto si va anzi da adesso non ricordo bene, su 1,30 o 1,50 si arriva a 6 euro. Poi se vai a parcheggiare in stazione per portare una persona anziana al treno, non c'è spazio, hanno stretto tutto con marciapiedi alti, quindi ti fai anche male, fai danni alla macchina e non puoi stare lì, quindi devi andare a parcheggiare, ti costa il parcheggio più del biglietto del treno. Questo è il frutto di tutti, e potrei continuare con un elenco ancora più lungo, questo è il frutto di tutti questi praticamente forme di privatizzazione. Non si può andare avanti in questo modo, queste sono politiche completamente sbagliate, la gente, ripeto, è stanca, non si può vivere in questo modo. Sono 19.57, abbiamo fatto quindi un po' il punto della situazione in Italia, nel nostro paese. Il nostro paese funziona così, ripeto ancora una volta, speriamo che con questo nuovo governo le cose cambiano veramente. 19.58, questa è Radio Service TV, abbiamo terminato così Pinetta Oggi 20 del Mondo, grazie per averci seguito, da Massimo Daniele l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi. Alle 20 dell'idea per il nostro settimanale Pinetta Oggi Report. A presto. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.